Ragazzi, avete difficoltà ad arrivare in Divisione 1 o non ci siete mai arrivati anche se avete una squadra di ottimo livello? Per migliorare non servono gli epici, non servono i big time, servono le conoscenze, servono le abilità. Da oggi potete contattarmi per ricevere delle lezioni private di football personalizzate, dove vi insegnerò sia le nozioni base che quelle più avanzate, dove vi farò apprendere tutti i comandi nascosti di questo gioco, le funzioni sconosciute alla maggior parte dei player di medio livello e le skills che mi vedete fare nel mio Road to Glory. Tutto ciò vi permetterà di arrivare ad un buon livello e vi eviterà tante arrabbiature dovute alle delusioni che può dare questo gioco. Trovate tutti i social per contattarmi in descrizione, vi aspetto numerosi ragazzi. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono SimoPlay, oggi siamo di nuovo insieme per il primo tutorial dell'anno sui football 2024. In questo tutorial andrò a mostrarvi per bene come si difende con questo nuovo gameplay. Io personalmente mi trovo molto bene, soprattutto in difesa. Qualcuno di voi chiaramente guardando il mio Road to Glory si è accorto di questo e quindi mi ha dato l'idea, mi ha detto Simo portaci un tutorial sulla difesa e quindi eccomi qui. Ragazzi, questa parte è fondamentale, quindi non andate avanti senza aver prima lasciato l'iscrizione con la campanella attivata, ma soprattutto senza aver messo un bel like a questo contenuto. Più like ci saranno, più video come questo porterò sul canale, quindi anche tutorial sull'attacco, sulle skill, sulle punizioni, sui calci d'angolo e su tanto altro. Quindi se apprezzate questo tipo di contenuto, mi raccomando, lasciate like. Come sempre vi chiedo anche di passare alla descrizione, all'interno di quest'ultima troverete tantissimi link utili come il mio profilo Instagram o un gruppo Telegram con all'interno più di 1100 membri che vi lascio anche nel commento fissato in alto, dove chiaramente potrete parlare di football e non solo, anche alcuni canali consigliati tipo quello del socio AleBenny86. Parentesi, oggi alle 17 siamo in live per giocare in COP contro gli iscritti sul canale di AleBenny, quindi un motivo in più per andare in descrizione e iscriversi, perché oggi appunto alle 17 mi trovate in live su quel canale. Ok ragazzi, io sono pronto, adesso andremo a fare giusto un amichevole, perché vi faccio vedere in amichevole, non voglio giocare nel campionato di football. Per quale motivo? Perché altrimenti non posso più fare il Road to Glory, cioè non voglio mischiare le due cose, quindi il tutorial ve lo faccio ma vi mostro in amichevole come si fa, tanto poi uguale si difende alla stessa maniera anche nel campionato di football. Ok ragazzi, siamo in campo, adesso cercherò di mostrarvi la fase difensiva sperando che il tipo attacchi. Cercherò chiaramente di concedergli quante più azioni offensive possibili. Se sentite un rumore pazzesco, scusate, ma è un camion che si è parcheggiato proprio sotto la finestra di casa mia. E quindi vabbè, gli facciamo l'1-0 anche se non c'entra niente, così almeno lo costringiamo un po' ad attaccare. Allora, cerchiamo chiaramente di temporeggiare quando lui ha la palla, di evitare il pressing. Il pressing solo quando si è molto vicini, come vedete, solo quando si è in sicurezza. Altrimenti attendiamo e cerchiamo di metterci sulle linee. Le linee di passaggio, chiaramente. Io cerco di ridargli il pallone, così attacca un pochettino. Sempre attendiamo, lo switching è molto importante, come vedete con l'L1 quanto switcho e gli ridò la palla, così attacca. Non faccio manco il colpo di testa perché voglio proprio che deve attaccare. E gli vado solo con l'L2 là, come avete visto dal pad in sovraimpressione. Gli ridò la palla. Oh, quasi fuori aria la vabbè, questo è un po' così anche come avversario. Poi vediamo se ne troviamo un altro. Gli ridò la palla. Però io comunque difendo allo stesso modo, mi comporto allo stesso modo, indipendentemente dalla bravura dell'avversario. O scarso o forte, la difesa mia è sempre così. Allora, corriamo all'indietro, vedete con Pavard gli copro quello spazio e attendo. Cerco di selezionare il centrale e non gli vado subito sotto. Tira da lontano e ci pensa Dida perché veramente era troppo lontano. Non gli vado sotto, aspetto, dovete aspettare. Va
Vado col quadrato più volte, anche qui più volte, finché non la spazza, ragazzi. Non gliela vado a ridare. Così magari gliela ridò ancora. Niente, ma arriva comunque a me perché lui è messo veramente male in campo. Quindi io veramente potrei fare quello che voglio. È messo proprio male in campo. Però comunque il concetto è uguale. Così vi faccio vedere anche degli sprazzi di attacco. Poi facciamo il tutorial sull'attacco, ovviamente. Notate però quante volte anche utilizzo il super cancel, raga. Super cancel R1, R2. Anche qui super cancel, poi non mi è riuscita per bene la finta, però... Ecco, qui solo con l'L2, raga, senza premere la X. Qua temporeggio, aspetto, cerco di chiudere la linea. Cerco di chiudere la linea, come vedete. E qua anche temporeggio, inutile uscire troppo. Corro all'indietro, tiro da fuori e non becca la porta. Lì uscire con un centrale potrebbe significare peggio, lasciare uno spazio ulteriore. Di ridargliela, ma purtroppo, come già detto, lui è veramente messo male in campo. Qua cerco di switchare, lui è stato bravo a dribblarmi. Qua Pavard ha lisciato, mi aspetto il cross, però riesco a spazzare, come vedete, ragazzi. Era riuscito quasi a fregarmi, però grazie all'uso compulsivo del quadrato sono riuscito ad uscire anche da quella situazione. Me ne vado con Rummenigge e 3-0. Come vedete si esce dalle situazioni premendo il quadrato a ripetizioni. Certo, un po' fortunato sono stato in occasione del palo, ma quello non guasta mai. Poi l'importante è saper riandare in contropiede. Attendiamo. Mettiamola un attacca giù e chiudo la linea. Questo è fallo, gliela ridò perché voglio che attacca lui. Qua seleziono, cerco di chiudere la linea subito con lo switching con Pirlo, come avete visto. Cerco di ridargliela, quindi batto un angolo che dovrebbe andare fuori, infatti. Ok, lo rincorro con Fabinho, sempre col mediano, ragazzi. E qua in automatico Pavard è andato a prenderla. Palla sua. E vediamo se fa un altro attacco. Perché Pavard lì è andato qua solo con l'L2 e riesco a mantenerla. Come avete visto, solo con l'L2 lì. Non ho premuto nemmeno la X. E la X è per il pressing. Cerco di mettermi davanti. Già sto con Pirlo pronto, già avevo cambiato. E Totti lì sta in automatico. Gli ridò la palla così vediamo se fa un'azione di contropiede. No, Pavard, riesco ad affiancarlo. E con l'L2, lo avrete visto dal joypad in sovraimpressione, fa temporeggio e vado con Fabinho. Fine primo tempo. Andiamo al secondo tempo sperando che fa qualche altro attacco. Ok, gliela ridò con la levetta destra, anche sono andato qui solo con l'L1 e già mi trovavo in traiettoria. Gliela ridò, vediamo se ci fa qualche altro attacco.
cerco sempre di mettermi in linea e con l'L2, avete visto dal pad in sovraimpressione, solo L2 mettendomi in linea. Gliela ridò. Qui cerco di rincorrere con gli attaccanti anche, e a sto punto posso selezionare il terzino e fare l'intervento. Selezionatelo voi, così va incontro, non aspettate che vi arriva il pallone, selezionate e andate incontro. Dai, ridiamogliela e facciamogli provare un contropiede. Qui vado con i mediani, cerco di indovinare la linea, lui va dritto per dritto, ho fatto un bello stop, ma io intervengo con l'L2 senza la X, come avete visto. La X la uso pochissimo con questo nuovo gameplay. Qui ho usato la X, ragazzi, perché mi dovevo avvicinare con Cancelo, dovevo andare in pressing. E l'ha parata, eh? Seleziono con la levetta Fabinho, come avete visto, levetta destra, e qui con l'L1, già pronto ad anticipare, senza premere la X. E soprattutto, ragazzi, mi vedete usare la corsa? Io non uso la corsa, raga. Avete notato al mio pad quanto raramente io utilizzi la corsa? Io non uso la corsa, né in difesa né in attacco, molto raramente. Adesso sto con la corsa e subito la lascio. Appena riconquisto palla, lascio la corsa. È fondamentale, ragazzi. Fondamentale. Sempre a chiudere la linea. Cerco sempre di dare fastidio, di switchare velocemente. Con la levetta, se mi switch il giocatore sbagliato. E come vedete, grazie a questo switching di levetta, sono riuscito a riconquistare il pallone con Pirlo. Qui subito switchato io, non aspettate che vi arriva il pallone. Questa cosa ve la ripeterò all'infinito. Poi chiaramente io sto dando una base della difesa. Se volete approfondire, ve ne fate le mie lezioni private, è ovvio. Cerco sempre di seguirlo con lo switching, appena sbaglia ne approfitto. Cerco sempre di seguirlo con lo switching, con l'L1. Qua cerco di chiudere la linea, sempre di pressarlo, senza la X però, solo mettendomi davanti. Qui switcho e tutto senza la X, perché molte persone utilizzano in maniera compulsiva la X. Cosa sbagliata, ovviamente. Qui comincio già a lasciare la corsa. Ah! Mi è arrivato il gol. Però come vedete, senza corsa, ragazzi. Così vi do anche un assaggio del tutorial che faremo sull'attacco, che chiaramente sarà più approfondito. Però alla fine il ripartire senza corsa, ragazzi, fa parte di una buona difesa, secondo me. Cioè è fondamentale ripartire senza la corsa dopo aver riconquistato il pallone. Fondamentale, ragazzi. Ma questo non gioca più, ovviamente, di dare la partita qui. Ma è tornato a giocare, dai. E allora continuiamo. Sempre a temporeggiare. Cerco di mettermi davanti. Eccolo qua, mi sono messo davanti. Dove l'ha passata. Questa è una manovra di difesa fondamentale, ragazzi. Così avete visto pure qualche crocchetta fatta con il pad in sovraimpressione, raga, che qualcuno dice non sei tu a farle. No, è mia zia, raga, mentre fa il sugo fa le crocchette anche, giustamente, di patate. Poi ovviamente, ripeto, come ogni anno farò anche il tutorial su queste, tutto.
sole, le due ho anche un po' di forza premuta. Ok, lui ha sbagliato lui, perché qua avevo sbagliato io premendo un L2 per sbaglio. E qua intervengo subito in anticipo. Seleziono io, non aspetto che me lo selezioni in automatico, seleziono sempre io con l'L1. Ecco perché per la difesa, ragazzi, è importantissimo utilizzare il cursore semi-assistito, né assistito, né semi-automatico, né tantomeno automatico. Dovete utilizzare il cambio cursore semi-assistito, perché altrimenti, ragazzi, non sarete voi a decidere quando switcha al giocatore successivo. Cioè, voi magari premete L1 perché credete di essere voi, in realtà se non mettete semi assistito, a meno che non avete il manuale chiaramente, ma se non mettete il semi assistito non potete assolutamente switchare voi, cioè non siete voi a switchare, l'assistenza è troppo elevata. Quindi io vi consiglio sempre di mettere il semi assistito come cambio cursore. In questo secondo match abbiamo trovato uno che dovrebbe essere un po' più forte, perché ho visto che ha una squadra più o meno di 3000 quanto la mia. Quindi dai, proviamo. Cerco di farvi vedere chiaramente anche in questo caso qualche azione di difesa. Qui subito vado a switchare. Cerchiamo anche di attaccare un pochettino, altrimenti giustamente il ragazzo vuole giocare. Palla in avanti, semplicemente stoppo, torno al portiere e vado lungo perché non mi fido. Ah, peccato, però avete visto pure il dribbling solo di Levetta, raga. Qua semplicemente con l'L2, poi torno indietro. Cerchiamo di fargli qualche azione, fargli fare qualche azione offensiva. Qua gli vado senza niente, semplicemente recupero la palla. Mi metto davanti con l'L2. E corro all'indietro, raga. Non gli do la profondità. Attendo, attendo. Attendo anche in questo caso. Mi aspetto il cross. E vado col quadrato a ripetizione, come avete visto, fin quando non esco dalla situazione pericolosa. In questo caso con l'L2 e poi quadrato ad allontanare. Io ho cercato di chiudere la linea ma non ci sono riuscito. Buona dita, peccato, era riuscito a prendere la profondità. Chiaramente succede di sbagliare. Ok, questa è una marcatura che gli ho messo, ecco perché Pavard è lì. Ho la gatta che fa, mi fa miau miau, non so se l'avete sentita. Anche lui difende bene, spazza come si deve. Con la X non sono riuscito a tirare, raga. Intervengo.
Ah, peccato. Qua vado di testa, cerco di andare con il super cancel, perché quando è la da più precisa. Cioè non con il super cancel, con il sensazionale volevo dire. Ok, mentre Fabinho cerca di chiudere la linea, Pirlo la va a prendere. No, bravo, lui mi ha chiuso molto bene la linea in anticipo grazie alla marcatura. Fallo. Guardate chiaramente il pad, non solo la partita, altrimenti. Un po' ingenuo devo dire, eh? Non mi puoi assolutamente lasciare lo spazio così di punizioni. È una delle mie specialità la punizione, ma stiamo scherzando. Non puoi muovere il portiere mezz'ora prima. Questa è la marcatura, ragazzi, come avete visto. Quindi molte volte si difende da soli grazie alle marcature. Questo è fuori gioco. Una buona marcatura fa metà del lavoro, ricordate. Come avete visto Pavard è sempre lì, davanti, perché lui c'ha l'esterno largo, ha Kvaratskhelia largo, e io già sapevo che lui cercava sempre Kvaratskhelia. Qui ho chiuso la linea, purtroppo un po' sfortunato sono stato. Non do la profondità, guardate che faccio con Pavard. E infatti sto lì pronto a prenderla, perché con Pavard, invece di pensare a andare dietro la palla, io la palla non la pensavo, andavo indietro con Pavard, perché gli chiudevo la possibilità, quello che secondo me avrebbe fatto, gli chiudevo col quadrato più volte, non una volta sola. E me ne vado con Messi. Qui non ce la fanno, di sinistro si va con il destro, perché Messi è forte pure di destro. Lì molti avrebbero fatto rientri, andiamo col sinistro, no, perdi la palla, vai col destro e fai gol. Quindi anche un altro assaggio di tutorial dell'attacco. Ok, 2-0 primo tempo. Andiamo al secondo. Tacche giù chiaramente per evitare il kick off. E la marcatura. Tolgo le tacche. Volendo possiamo rimanere anche con una tacca giù, perché tanto stiamo vincendo. Ok, qua solo con le L2. E poi me ne vado lungo a cercare la testa della punta. Ok, mi sono messo davanti, perché già sapevo che tirava, chiaramente. Dite che continua a correre senza buttarsi. Ok, vediamo che fa. Sempre col quadrato più volte, a ripetizione. Ok, se n'è andato fuori. Comunque avevo controllato, ero pronto già a muovere il portiere. Poi magari facciamo anche un tutorial su come si muove il portiere. Più difficile perché devo proprio fare tirare e comunque... L'uso della levetta, ragazzi. E crocchetta. Sta diventando un tutorial sull'attacco. Però sicuramente vi fa piacere vedere anche questo, dai. Non credo che dite no, Simo è mischiato. Poi facciamo anche uno sull'attacco dove ve lo spiego meglio anche. Qua in anticipo.
Qui ho rischiato un pochettino, eh. No, volevo fare una finta per rientrare di tiro. Non ha preso la X, ha preso solo il quadrato. Vedete, sono andato col sensazionale di testa. Ah, fuori, Cercate sempre quando avete la palla anche di fare qualche finta con la levetta. Hai visto come me la sposto con Messi? Dai, gliela ridò, voglio che attacca un pochettino. Beh, fuori gioco, vabbè, ma ce l'ha a canna, che cavolo fischi il fuori gioco. Dai, attacca un po', dai. Qui semplicemente con la X, perché mo ha cominciato a buttarla via. Anche qui mi trovo già in anticipo, ragazzi, perché c'ho Pavard in marcatura. Rigore. Metto in pausa. E quitta. Va bene, ragazzi, comunque direi che vi ho fatto vedere parecchio, dai, poi al limite faccio un secondo episodio del tutorial della difesa. Non è che posso dire proprio tutto oggi. In ogni caso, già con queste basi che vi ho dato, dovreste riuscire a difendere in maniera adeguata su questo videogioco. Beh, ragazzi, io direi che per questo video può bastare così. Chiaramente fatemi sapere nei commenti se questo tutorial vi è piaciuto, se vi è stato utile in game. Per qualunque dubbio, per qualunque perplessità, per richiesta di lezioni, approfondimento, insomma, scrivetemi tutto nei commenti. Trovate anche i miei social in descrizione per contattarmi. Io come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, un saluto dal vostro Simoplay. Bella, ragazzi! Words to my actions, magic in my nights everlasting.